si ritorna in campo, punteggio che recita 50 a 35 in favore del Clay Basket, 50 punti, soglia abbastanza importante da raggiungere in soli due quarti. Caselli, Marini, Campagnaro, Ragagnin e Tessarin per la Virtus Resana. Sorgi, Lunardon, Federico Buia, Fongaro e Diego Filippini per i Play Basket, che gira il pallone in maniera eccellente per il tiro da tre punti andato a bersaglio da parte di Diego Filippini. Settimo punto personale per il capitano Play Basket, verticale di Ragagnin che viene servito in questo momento su di lui. Matteo Sorgente schiacciato a terra per Giacomo Campagnaro. Tessarin, buona la difesa di Federico Buia. Tessarin testardamente continua la sua opera di penetrazione, bellissimo il contropiede in due passaggi concluso ancora da Diego Filippini su assistenza di Matteo Sorgente, ex Virtus Padova, Cittadella e altre parecchie squadre. Ancora Ragagnin, ricciolo di Caselli che va un po' lungo, Campagnaro a rimbalzo, chiude il palleggio, non sa chi servire, preferisce girarsi e tirare. Caselli va a rimbalzo, Lunardon finisce anche lui a terra, fallo fischiato alla difesa. Secondo fallo per l'ex Dueville Andrea Lunardon, cortissimo Campagnaro, sembra avere qualche problemino perché io mi ricordo faceva abbastanza canestro anche da quelle distanze. Ancora Diego Filippini fuori per Federico Buia, pericolosissimo da quella distanza nel primo tempo. Campa va a marce altissime fino in fondo, fallo alla difesa Play Basket. Ovviamente avevo sbagliato, il fallo è stato fischiato dalla coppia arbitrale sulla situazione di rimbalzo in attacco da parte di Resana, fallo sul blocco fischiato da Andrea Tessarin, questa ultima penalità. Ancora Buia fuori per Fongaro, consegnato per Matteo Sorgente che serve eccellentemente Fongaro, extra pass per Diego Filippini, fuori per la tripla ben consigliata di Buia che però sbaglia. Ancora Marini, si arresta sulla linea di 6,75, cambia mano, cambia velocità Campagnaro, però c'è sul tiro sbagliato dello stesso Marini. Settimo punto per Giacomo Campagnaro, palla persa in maniera abbastanza sciocca dal Play Basket. Tessarin piazzato da tre punti, va a segno, sedicesimo punto personale. Ritornano un po' i fantasmi della partita di due settimane fa contro Peschiera, dove il Play Basket aveva condotto per praticamente tutta la partita per poi andare in totale defiance nel ultimo quarto. Ancora Marini, servito eccellentemente Campagnaro, break di 7-0 in favore di Resana, nono punto consecutivo, anzi complessivo per Giacomo Campagnaro, punteggio sul 55-42, per carità ancora un margine più che confortante, soprattutto se Thomas Fongaro segna questo canestro, il suo quinto punto personale, che ristabilisce le distanze sul più 15 in favore Play Basket. Ancora Tessarin fuori per Ragagnin che va lungo da tre punti, rimbalza ancora per Fongaro che, pur non essendo un lungo di ruolo, rimbalzi ne tira giù un bel po'. Diego Filippini sfrutta il blocco di Lunardon, fuori per Fongaro. Lunardon totalmente davanti a Campagnaro, viene servito in questo momento, si gira e va di semigancio destro, buona la difesa di Giacomo Campagnaro. Ancora Caselli, palla in mano per Ragagnin che gioca uno contro uno contro lo stesso Fongaro, cerca ancora la penetrazione Caselli che viene ben contratto dalla difesa Play Basket. Diego Filippini in angolo per Buia che mette a posto i piedi, sgancia la tripla. Marini a rimbalzo, quasi squadre un po' allungate usando un gergo calcistico. Marini ancora per Campagnaro che non molla mai e subisce il fallo
57 a 42, 5 minuti e 27 alla fine del terzo quarto di gioco. Play basket in più che discreto controllo. Leo Clark per Elia Borgo, gioca la carta del doppio lungo. Chuck Benettollo, fallo fischiato ai danni di Diego Filippini. Ancora Clark alza la parabola e va a segnare il suo comodissimo decimo punto personale, secondo giocatore in doppia cifra dopo Elia Borgo. Ancora Caselli per Campagnaro, che subisce fallo. Fuori Matteo Sorgente, rientra un attimo Pietro Munari. Caselli in penetrazione insistita, ultimo a toccare un giocatore PZ Express. Ancora Caselli, palla in mano, cerca la linea di fondo, lesto Clark a intercettare il pallone, virata, serve Diego Filippini che si arresta e tira saggiamente dalla mezza distanza. Lunardon sul rimbalzo in attacco, doppio lungo Borgo Lunardon per il PZ, esperimento che non abbiamo mai visto fino ad ora. Rimbalzo in attacco ancora per Luna sulla tripla tentata da Clark, fallo di Campagnaro, rimessa da fondo per la Virtus Resana, compagine storica della C Silver Veneta. Palla persa di Clark, Resana, anzi Tessarin, becca la stoppata da Lunardon che sfrutta le sue lunghissime leve. Ancora Clark, basso, è una doppia uscita, anzi è un 8, viene bloccato Borgo da Diego Filippini, fuori per la tripla di Lunardon che non becca nemmeno il ferro, rimessa a Virtus Resana. Ancora Tessarin, piccherò centrale non sfruttato con Campagnaro. Fallo alla difesa, play basket. Applausi anche per un ottimo Andrea Lunardon al suo posto, Thomas Fongaro. Tessarin accetta il cambio, Borgo, Campagnaro saggiamente va a giocarsi il mismatch, ultimo a toccare Thomas Fongaro. Ancora Campagnaro, riceve e tira. Molte iniziative da parte di Giacomo, un po' fuori il suo range abituale. Diego Filippini per Fongaro, prende anche lui la mira. Elia Borgo a rimbalzo, spazza via Marini, Fongaro con contatto, nulla di ravvisato. Ragagnin per Tessarin che si arresta e tira da tre punti. Airball per lui, tenuto in campo da Diego Filippini, motorino perpetuo che subisce fallo. Lunetta per Diego Filippini, buono il primo, doppia cifra anche per lui. Buono anche il secondo, 11 punti personali complessivi, 61 a 42 in favore del play basket. Ancora Caselli, chiude il palleggio su lui, l'ottima difesa di del neo entrato Marco Dalla Vecchia, cerca ancora Caselli la penetrazione, subisce il fallo. Caselli in lunetta realizza il primo tiro libero a sua disposizione, realizza anche il secondo, anche lui in doppia cifra, quota 11. Clark, partenza 1-4, cerca la penetrazione contro Ragagnin, subisce fallo. Leo Clark in lunetta, buono il primo, buono anche il secondo,
12 punti personali. Caselli frutta il campagnaro, il blocco verticale De Grandis per, ancora per Giacomo Campagnaro. Caselli uno contro uno fino in fondo, in mezzo alla selva di braccia protese del play basket. Marini in qualche modo tiene la palla in campo, alza la parabola Ragagnini lì a bordo a strappare il rimbalzo difensivo, chiama uno Leo Clark per Diego Filippini, che sfrutta il blocco di Elia Borgo, si arresta su una monetina, sbaglia però il tiro. Elia Borgo rapidissimo a tenere il pallone in campo e a prendere posizione per questo tiro che va cortissimo. Caselli ancora in angolo per Ragagnin, che cede il tiro molto stranamente. Caselli ancora fuori dai 6,75, Campagnaro riceve e serve in backdoor De Grandis, che però non riesce a coordinarsi in maniera ottimale. Ultimo a toccare, un giocatore della Virtus Resana. Ancora play basket in attacco con Leo Clark. 6-3-4-4, partita che, a meno che non ci siano stravolgimenti veramente epocali, potrebbe passare negli annali, anzi nei libri di storia, come una W. Ancora Diego Filippini al suo 13° punto personale. Ragagnin per Campagnaro in angolo, prende la mira, secondo airball per Giacomo Campagnaro. Diego Filippini, Clark ci vuole ragionare un po' su dalla vecchia. Ancora Diego Filippini, classica presa di posizione in post basso dalla vecchia, gira il pallone, 3 secondi per il tiro, scarica fuori per dalla vecchia, lo stesso Diego Filippini tocca la struttura del canestro, i 24 secondi erano scaduti, si continua a giocare, rimessa Resana. 8 secondi alla fine del terzo quarto di gioco, ancora Giacomo Campagnaro per Ragagnin, che deve tirare, prende solo il primo fermo. Terzo quarto che si conclude con il punteggio di 65-44, play basket. L'amore per l'ecologia, il rispetto per la natura hanno dato vita a un servizio esclusivo di prodotti per il benessere della persona, delle famiglie e delle aziende. H2O Italia, vendita, installazione e assistenza climatizzatori e condizionatori, irrogatori, ionizzatori, addolcitori, asciugatrici a gas, macchine e capsule caffè. Else, professionisti dell'impiantistica, impianti elettrici civili ed industriali, illuminotecnica, installazione di reti aziendali e impianti per la produzione di energia pulita. Else, soluzioni elettriche che migliorano la vita. www.else.vi.it. La Corte degli Aranci, ristorante e pizzeria a Marano Vicentino. Immerso nelle campagne del mais, offre una vasta proposta di pizze tonde in pala, oltre che piatti della tradizione veneta. Ampie sale modulabili per eventi da 2 a 500 persone. Tutti i venerdì cena animata dai nostri DJ fino alle 2 del mattino. Negri Car, concessionaria esclusiva a carrelli elevatori Toyota, BT, CESAB e piattaforme aeree JLG. Vendita, noleggio, servizio di assistenza, vasto magazzino di ricambi multimarca, contratti di manutenzione programmata, assistenza immediata con tecnici specializzati. Negri Car, via del lavoro 61, Arzignano, telefono 0444 67 51 88. Fuori Tessarin, rientra Ragagnin al suo posto, fuori Elia Borgo. In campo Andrea Lunardone, ancora Ragagnin col blocco di Marcato, cerca la baseline, uno contro uno fino al capolinea di Marini, che subisce fallo di Lunardone. Buono il primo tentativo dalla linea della carità di Filippo Marini. 2 su 2 per lui, 5 punti complessivi. Ora Clark
Diego Filippini. Leo Clark alza la testa, trova in angolo Buia, parte Fongaro un po' ai limiti della sua partenza. Andrea Lunardon subisce fallo di marcato. Buono primo di Lunardon. Che però sbaglia il secondo, De Grandis a rimbalzo. Caselli per Raganin, consegnato ancora per Caselli. Ci smarca marcato, non viene minimamente considerato dal compagno di squadra. Uno contro uno di De Grandis, che però in precedenza aveva subito fallo. Anzi, il fallo è stato subito da Filippo Marini, altri due tiri liberi a sua disposizione. Anzi, aveva evidentemente realizzato, ce lo siamo persi il canestro in precedenza, quindi settimo e ottavo punto personali per Filippo Marini. Post basso per Lunardon, ancora Diego Filippini, subisce il contatto Caselli che si lamenta un po'. Passo e tiro di Diego Filippini, sedicesimo punto per lui. Ancora Caselli, da dietro il blocco di De Grandis, dentro e fuori la sua conclusione, Clark. Cambio di ritmo che quasi lascia lì Raganin, Lunardon, baseline per lui. E il settimo punto personale. Si rientra in gioco. 7-3-5-3, partita abbastanza comoda, 5 minuti e 0-5 alla fine della contesa. Marini da 3 punti non molla. Virtus Resana, che assieme alla pallacanestro Virtus Lido occupa il penultimo punto in classifica, davanti solamente a Limena. Non sta molto meglio, a dire la verità, Play Basket, visto che sopravanza i ragazzi di Cavalli solamente di due lunghezze. Fallo subito da Matteo Sorgente. No, torno pa' i coglioni. Sbaglia il primo tentativo a sua disposizione Matteo Sorgente. Segna invece il secondo. Sorgi, che viene sostituito dal numero 13 Davide Ceresara. Quinto punto complessivo per Matteo Sorgente. Si gira e tira in maniera molto complessa Caselli. Ancora Diego Filippini per Matteo Sorgente. C'è della contestazione qui in tribuna, non sappiamo ben riferita a chi. Ancora post basso per Ceresara, che quasi perde la maniglia, ultimo a toccare lo stesso Ceresara. Appena entrato in campo anche con il numero 2 Jacopo De Pase, altro classe 2001, di una squadra under 20 di buon livello che mette in campo la Virtus. Subito fallo speso da Ceresara sullo stesso De Pase. In angolo libero c'è De Grandis fuori per il tentativo di Caselli, nulla di fischiato. Ancora Marini in angolo per Caselli, che con i piedi a terra scaglia questa tripla che va corta. Matteo Sorgente mette le marce altissime, Ceresara si arresta, tira da due punti senza paura. Palla che finisce fuori dal campo per destinazione. Ancora Marini, verticale sfruttato da Caselli. Ceresara va a spendere il fallo personale.
Due tiri liberi per Caselli. Buono il primo. Buono anche il secondo, 15 punti complessivi. A una sola lunghezza da Andrea Tessarin, miglior marcatore dell'incontro. Fuori Marini, dentro Campagnaro, classica palleggiata in marcia sul posto di Diego Filippini. Preludio dell'esecuzione del tiro libero, 1 su 2 su 2 per lui, 18 punti complessivi, man of the match assolutamente Diego Filippini. Ancora Caselli, fuori per De Grandis. Campagnaro prende posizione ultimamente, non viene servito. Caselli sul cambio di lato, stoppata siderale di Matteo Sorgente, fallo di Clark. Anzi, il fallo è stato commesso da Raganin su Clark, che va a mettere il suo 15° punto personale con questo tiro libero, facendo 2 su 2, arriva a quota 16. Arbitraggio che sinceramente non ha avuto grossi problemi con l'andamento della gara, ma che ci è sembrato di più che buon livello. Ancora De Grandis, mette palla a terra, attacca il canestro, combatte Resana fino alla fine. Caselli sulla palla lunga si arresta con un po' troppi passi, scadono i 24 secondi, recupero Play Basket. Standing ovation per Diego Filippini. Al suo posto dalla vecchia, ancora Clark, pick and roll con Matteo Sorgente per il piazzato da due punti di Dalla Vecchia, che va dentro e fuori. Rimbalzo ancora di Sorgi, che va a bloccare per Federico Buia, che si arresta. Caselli sul tiro corto dello stesso Federico Buia. Rimessa Virtus Resana. Caselli per De Grandis. Sfrutta doppio blocco verticale di dello stesso Caselli. De Grandis cerca e trova Campagnaro. Ottima la difesa di Buia, salta in cielo Clark, che però manda la palla fuori dal campo. Raganin ancora per Campagnaro, mette a posto i piedi, scaglia la tripla che non va. Buia a rimbalzo difensivo. Clark chiama uno sulla transizione, Play Basket, si gira con una bella virata. Leo Clark, fuori il pallone per Federico Buia, che lancia in aria un'altra tripla che non va. Combatte Sorgi contro Campagnaro, che cerca di spingere il contropiede. De Grandis, fuori per De Pase, che ribalta al lato cercando di prendere posizione. Pallone che arriva lo stesso De Pase, cede la sfera a De Grandis, che però fa un altro cross che finisce nelle mani di Dalla Vecchia. Sorgi per Buia, ancora Ceresara, mezza ruota russa. Clark si arresta e tira da due, il suo pane non va, però questa volta la conclusione di Leonardo Clark. Caselli, zingarata fino in fondo, va a rimpinguare il suo bottino personale fino a quota 17, 78, 60, 28 secondi al termine. Differenza canestri che non si può mai sapere quanto possa incidere. Fallo subito da Federico Buia. Federico Buia. Buono il primo e buono anche il secondo per Federico Buia, che va a mettere a referto i primi due punti del suo secondo tempo dopo i 10 del primo quarto. Fa
scadere verosimilmente il tempo Caselli, anzi no, vuole l'ultima conclusione la Virtus Caselli per Campagnaro che va a segnare il 62esimo punto complessivo, l'11esimo personale, con il punteggio finale che si assesta sul 80-62. Play Basket. Arrivederci a tutti. La piazza è Lira e Lira. Le riviste di annunci, attualità e pubblicità. 30.000 copie ogni 15 giorni. Una distribuzione capillare nell'Alto Vicentino che permette di arrivare a più utenti gratuitamente. Concessionario esclusivo Gruppo Editoriale Publistudio. www.lapiazzaelira.it. Franchini Acciai. Forgiati di alta qualità dalle forme geometriche più diverse e complesse e per molteplici settori industriali. Franchini Acciai, tradizione, innovazione, tecnologia e know-how per forgiare insieme il futuro. www.franchiniacciai.com. L'amore per l'ecologia, il rispetto per la natura hanno dato vita a un servizio esclusivo di prodotti per il benessere della persona, delle famiglie e delle aziende. H2O Italia. Vendita, installazione e assistenza climatizzatori e condizionatori, irrogatori, ionizzatori, addolcitori, asciugatrici a gas, macchine e capsule caffè. Else. Professionisti dell'impiantistica, impianti elettrici civili ed industriali, illuminotecnica, installazione di reti aziendali e impianti per la produzione di energia pulita. Else, soluzioni elettriche che migliorano la vita. www.else.v.it. Una produzione www.linkvideo.it.